Una grave perdita. L'assessore più concreto e importante che avevamo qua in regione se n'è andata. L'unica persona su tutti gli assessori che io, quando gli ho chiesto qualcosa di aiutare un disabile piuttosto che i disabili, piuttosto che l'hospice dove è stata messa una tettoia che attendevano dal 2008, quindi una grave perdita. Adesso senza di lei è difficile trovare un'altra interlocuzione così autorevole e così competente, mi dispiace. Purtroppo Amorati ha trovato le macerie di una incompetenza non solo politica, ma principalmente politica, partendo dalla mancanza di personale nelle ATS. L'ATS di Milano è nota purtroppo non per colpa dei dipendenti, ma per colpa che dirigenzialmente, e partendo dall'assessore, non si sono fatte scelte drastiche, dalle USCA eccetera, a tutta la gestione che è sotto gli occhi di tutti. Il personale serve soprattutto negli uffici per dare servizi ai cittadini, come sappiamo, oltre che quello medico. Per quanto mi riguarda devo ancora decidere sinceramente, non è neanche detto che mi ricandidi per forza. Quello che posso dire è che ad un inizio, diciamo, un po' di contrasto che ho avuto, appena ho avuto l'occasione di conoscerla e di presentargli i problemi concreti dei cittadini, lei è l'unica, se non quasi l'unica, ad avermi aiutato concretamente con problemi che riguardano la sanità, la salute e comunque i più deboli. È interessante capire l'operazione politica che farà la Moratti, ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega Nord sicuramente perderanno dei pezzi, perché la Moratti ha una sua autorevolezza e soprattutto un riconoscimento politico che è giusto che quindi abbia anche il suo spazio futuro politico.